Ciao fiorellini e fiorelline, oggi riparliamo di sogni, di paranormale, di robe così. Oggi parliamo di un sogno che ho fatto questa notte. Io vi preciso che tutte le volte che sogno mamma, nel sogno e mi dice le cose e mi succedono. Perciò voglio precisare per chi non crede e non gli piace, mi dispiace, ma io parlo delle cose vere, le cose che io mi sogno e mi piace condividerle con voi. Allora, questa notte mi sono sognata mamma, vi preciso che i miei genitori avevano due case. Una l'aveva data a mia sorella e l'ha venduta dopo un po' per certi problemi che non posso dire qua, e quell'altra uguale non ce l'abbiamo più per altri problemi che non posso dire qua, perché se no avevamo una casa io e una mia sorella. Mi sono sognata mamma, che mamma era molto fissata, che di fiori, di robe così, e quando prima da morire mi diceva sempre che gli piaceva portare le rose. Infatti, un po' di tempo fa, quando ho portato mia figlia all'ospedale Elisabetta, quella lì, perché io ho due figlie che stanno male. No, quando io faccio i video che vado, per esempio, dal dottore, robe così, se Elisabetta lo dico, se non dico che è Elisabetta, dico solo mia figlia e quell'altra figlia. Ah, speriamo che resiste, mezza batteria c'è. E insomma, gli ho portato una rosa rossa a mamma perché lei piaceva, sono andata a comprare una rosa. E sono andata a trovare mio fratellino, mio papà e mia mamma. Stesso posto lì. E insomma, mi sono sognata mamma stanotte, che mi diceva: perché non vieni a abitare a Terni? Gli ho detto: mamma, magari. Gli ho fatto: se voi mi avevate lasciato casa, io sarei abitare a Terni. Ciò mi sono sognata mamma che mi diceva di andare a abitare a Terni, per quale motivo? Per andare a trovare al cimitero. Mi ha detto, vedi, se abitavi a Terni, tu mi venivi a trovare, perché tutte le volte che vieni a Terni vedo che tu mi vieni a trovare al cimitero, e invece qua sto sempre da sola. Come quando era viva, e insomma, io ho detto: se mi avevate lasciato, perché ci sono dei problemi dietro, situazioni che io ci ho sofferto tanto per questo problema e ancora ci sto soffrendo, e perciò mamma ogni tanto mi viene nel sogno, o mi dice questo, o mi dice altre cose, di una nipote che mi dice delle cose, o mi dice delle situazioni. Per esempio, questo è successo quando io stavo a Civita, mio suocero stava all'ospedale e stava un po' male così. Era fin di vita. Il dottore gli aveva detto di portarla a casa per farlo morire a casa, però non ci avevano detto che moriva subito, poteva resistere una settimana. E allora io gli ho detto: ma andiamo a trovare tuo padre oggi pomeriggio, no? Perché che ne sai se resiste? Essendo sensitiva, mi sentivo che non ce l'avrebbe fatta, non ce l'avremmo fatta a salutarlo. Poi
se ci aveva già salutato quando l'hanno portato al pronto soccorso, sia a me sia a Guerrino ci aveva già salutato. E quando stavo all'ospedale, mi aveva visto a me e mi aveva riconosciuto. In quel periodo non conosceva i suoi figli, non conosceva nessuno, sono stata io e mi ha riconosciuto. E insomma, era uscito dall'ospedale e Guerrino ha fatto: vabbè, lo andiamo a trovare domani mattina perché oggi forse ci saranno i miei fratelli. Ti ho fatto: no, è meglio che andiamo a trovare questa sera, che alle 7 stavo a casa, andiamo alle 8, andiamo a salutare tuo padre. Perché gli era un'emorragia e perciò con un'infezione morto, non curata, dice. Pensa, pensa. E insomma, io mi sono sognata la notte, ci siamo andati la mattina dopo, alle 7 me la sono sognata, perché quando mi sono sognata mi sono svegliata alle 7 e mi aveva detto: mamma, perché non siete andati a trovare il tuo suocero? Ha detto: è morto in questo momento, sono le 7. Quando io mi sono svegliata, hai fatto: guarda, mi sono sognata mamma. E mamma mi diceva così. E io ho domandato a mia cognata: ma che ora è morto? È morta alle 7. Perciò come faccio a non credere ai sogni e alle visioni che vedo, perché quando io mi sogno le cose succedono, succedono. Poi mi sono sognata un'altra volta mamma, che diceva: sta attento che quindi non si può sentire male, e sente suo male. E, che ne so, mi sono sognata papà che mi ha detto che una cosa stava da una parte, io l'ho domandato e stava a quella parte che mi aveva detto papà. E mi sono sognata papà che mi ha detto non andare in giù in quella casa perché ti vogliono ammazzare, che ho fatto un video precedente. Come faccio a non credere a queste cose che poi dopo col tempo vedo che sono vere? Come quando mi dicono delle cose, guarda, sta attento là, sta attento di qua, e poi succede. O mi dicono: guarda, Roberta, sta attenta a quella persona, sta attenta a quell'altra, quell'altra fa questo, quell'altra sa fa quell'altro. Per esempio, di YouTube mi ha detto: sta attento che quella tale persona, non dico nome, è lei che ti offende. Per sempre mi hanno detto: guarda, attenta a quell'altro che è pure quella lì, pure quest'altra. E io dopo mi alzo, faccio le carte e domando quello che mi sono sognata e mi dice le stesse cose che mi ha detto mamma nel sogno. Come fa? Io sto dicendo alle persone che non credono: non credete perché non siete sensitivi, non credete perché non pensate che è vero, invece è vero. Io mi ha lasciato questo potere mia nonna, la mamma di papà, e ha detto che quando lei non ci sarebbe stata più, io avrei preso i suoi poteri. Già ce l'avevo dalla nascita e perciò io ci credo. Io credo a tutto, credo alla sfortuna, credo alla fortuna, credo le cose che una cosa ti può portare sfortuna, un'altra cosa ti può portare fortuna. Io credo a queste cose, io sono molto credente a queste cose. E non mi viene la parola che ho paura, che quella cosa ti può portare sfortuna, poche parole, o quella cosa ti può portare fortuna. I ciondoli che portano fortuna, io ci credo. Le persone che portano scarogna, io ci credo. Le persone che io, per esempio, vedo una persona che non ho mai visto e riesco a capire com'è quella persona. Se lei mi guarda negli occhi, ci guardiamo tra gli occhi, io riesco a leggere la mente.
Riesco a leggere la mente pure se mi parlano. Leggo la mente pure se mi telefonano. Io quando leggo i messaggi, vedo le facce delle persone. Non so stupidaggini, sono cose vere, io non posso fare niente, io le vedo. E queste cose ve le dico perché io ci credo, io dico le cose che credo. Se io credo a una cosa, la dico, se non ci credo, no. Io ci credo 100.000 volte, ci credo. Perciò io ve lo dico, quando io credo una cosa, io la dico. Poi, se l'utente, la parte di là, della fotocamera, del video che stai vedendo, non ci credi, io non ti dico che devi credere per forza, non dico che devi credere per forza, ma io ci credo e mi dicono le cose che succedono. Perciò io ci credo, non voglio fare credere a nessuno, non voglio che coinvolgo nessuno su questa situazione, ma io ci credo. Perché non devo fare video su una cosa che io credo fermamente? Perché io ci credo e lo dico, perché io ci credo e lo dico. Punto. Poi, se tu che stai guardando questo video ci credi a queste cose, ok, se non ci credi, c'è affari tua, a me non mi interessa, non mi serve che come quel commento io non ci credo. Ma io per te che non ci credi? O peggio per te, perché non credendo è molto rischioso che ti possano attaccare. È molto rischioso che ti possano attaccare. Io non voglio mettere paura a nessuno, però siccome io sono sensitiva e c'ho il potere e c'ho cosa e c'ho pure la protezione su questa cosa, perché io sono buona a fare magia. Io so fare tutto di magia, tanto che non lo voglio fare di tutto quello che si può fare. Però non lo voglio fare. Mia sorella mi dice: "Perché non lo fai come lavoro?". No, perché mi va via tanta energia quando faccio queste cose. Quando faccio i sogni o vedo fantasmi, cose così, no, ma quando faccio le carte per altre cose mi va via tanta energia e mi prende mal di testa e tutte queste cose qua. Io non le voglio fare come lavoro perché non mi interessa, soltanto che io non posso fare niente perché io vedo il futuro, vedo le cose, vedo. Non posso fare niente, soltanto che io non lo voglio fare, perciò non me lo chiedete che faccio queste cose nei video perché non lo voglio fare, perché se no se lo potrei fare, sai quante cose potrei fare pure per farmi andare meglio le cose. Io non le faccio perché voglio che succedono da sole queste cose, voglio che è una cosa naturale e perciò non le faccio per questo motivo. Perché lui una volta ha detto: "Ma se tu puoi fare, perché non fai questa cosa?". No, non faccio questa cosa perché voglio che succede naturalmente. E perciò io credo a questa cosa, lo racconterò le cose che mi ricorderò. I miei racconti, le mie cose, sia le cose spiritiche, sia le cose di bambina che mo racconterò, le racconto perché mi fa piacere da farvi sapere più com'è Roberta Fiorellino. Perché a me mi piace farvi vedere come sono veramente, perché sono vera, sono sincera. E tante volte mi trattengo a non rispondere male alle persone perché io sono una persona che non tiene tanto la lingua a freno, però siccome che io ho pure un po' di educazione come le persone non hanno, quelli che commentano male sotto i miei video, e mi trattengo perché tante volte ho fatto video che gli rispondevo male, tante volte
stavo scrivendo più video, però che dicevo le cose come la pensavo. Mi trattengo perché io sono educata. Sono molto educata. Perché se no, sai quante cose vi potrei dire. O quante cose potrei fare avendo questo potere. Però io non sono cattiva come persona, perciò non lo faccio. Perciò chi crede, crede, chi non crede, evitatevi a scrivere, perché tanto non vi rispondo, tanto non vi rispondo su queste cose, tanto vi blocco, perché a me i commenti negativi non ci devono stare nel mio canale, perché se non mi scoraggio, io penso a me, non mi devo scoraggiare, perché a me mi piace a fare i video. Mi piace parlare con le persone che mi amano, mi piace commentare con loro, quando voi mi commentate a rispondervi, mi piace a parlare su Facebook in privato con i miei fan, mi piace a parlare su Instagram con i miei fan, perché io tengo Facebook e Instagram solo per parlare con voi, perché io non mi piace né Facebook né Instagram, a me piace solo YouTube. Perciò di tempo solo per parlare con voi. E perciò di tempo solo per quel motivo. Io adesso vi posso lasciare, spero che vi sia piaciuto questo video e ciao al prossimo video. Mega bacio.